Allora, questo è il primo giorno dei libri dell'Avvento, oggi è il 1° dicembre e appunto inizio anche quelli che sono i vlog che vedrete ogni domenica per tutto il mese di dicembre. Allora, stamattina non ho potuto vloggare perché mi sono alzata evidentemente un po' tardi, non lo so, comunque ho fatto tutto di fretta, sono partita, c'erano meno 3 gradi e niente, non riuscivo nemmeno a muovere le mani per prendere il cellulare e riprendere qualcosa, quindi sono andata a lavorare. Allora, lavoro in questo periodo in una fabbrica di tessuti, hanno bisogno di me perché in questo tipo di lavoro sono particolarmente precisa, quindi per 2 o 3 settimane lavoro lì e arrotondo in questa maniera le mie entrate di dicembre, che si sa, le spese sono sempre tante. E niente, ho lavorato appunto in questa fabbrica per 8 ore, quindi da la mattina al pomeriggio, quindi ovviamente non ho ripreso tanto. Fatto sta comunque che adesso sono tornata, voglio preparare il fuochino per il maritino, farò un paio di cose al computer credo prima e poi mi voglio guardare l'ultima puntata di Grey's Anatomy uscita lunedì scorso e che ancora non ho visto. Quanti di voi guardano Grey's Anatomy? Io sì. Sono venuta a controllare e sì, il maritino ha già preso il torroncino del 1° dicembre. Il prossimo domani tocca a me, evviva! Giornata è finita, abbiamo visto un bel film di Natale e adesso vado a nanna, ci vediamo domani, ciao! Buongiorno, allora siamo il 2 dicembre, io mi sono alzata, sono esattamente le 7:19, tra 5 minuti parto per andare al lavoro, finalmente è venerdì. Allora, mi sono già preparata e lavata i denti e tutto e adesso vi porto con me perché prendo il torroncino nel calendario dell'avvento al 2 dicembre, appunto perché io e il maritino ne prendiamo uno per uno, quindi ieri è toccato a lui, oggi tocca a me. E niente, poi vi porto al lavoro con me e stasera invece ho le prove del musical che faremo domenica, quindi le prove del Re Leone, del Lion King, quindi insomma ci divertiremo. A dopo! Sono tornata a casa e c'è il mio canino, Kimi. Kimi? Che musone, amore! Che musone, mio amore! Sono stanca, morta come te! Ma io non ho corso tutto il giorno, io ho lavorato. Va bene, adesso faccio la doccia. Te stai qui, Kimi? Stai qui!
ragazzi, io mi sono preparata, eccomi qua, a parte devo mettermi solo le scarpe e niente, adesso scappo, corro perché devo andare, andiamo a cena con il gruppo con cui facciamo il musical e poi abbiamo le prove del musical, quindi vi porto con me e niente, ci vediamo più tardi, ciao! Sono stanca morta, sono le 11:15 e adesso vado a letto e niente, le prove sono finite, è andato tutto bene e speriamo vada tutto bene anche domenica e niente, io adesso mi metto il pigiama e poi vado a nanna. Domani giornata importante perché dovrei andare a fare una cosa molto bella che ha a che fare con i libri, quindi continuate a seguirmi. Buongiorno ragazzi, allora come vedete sono tornata nella mia libreria perché oggi finalmente sostituisco la mia mamma e gli do un po' di tempo libero. Comunque sono tornata in libreria e qui è veramente scoppiato il Natale, quindi voglio farvi vedere sia che cosa mi è arrivato di natalizio, quindi libri per bambini, insomma molto carini, e poi un paio di cose bellissime legate al mondo di Harry Potter, sì. Quindi preparatevi, anche perché ho girato un tour della libreria che vedrete la prossima settimana, ma ovviamente queste ultime cosine non ci sono perché l'ho dovuto girare prima, quindi preparatevi alla sorpresa. Allora, qui abbiamo tutto un espositore di libri per bambini a tema natalizio e non, ma soprattutto mi hanno inviato diversi libri pop-up, come per esempio questo di Leonardo da Vinci, della Sirenetta, Il Piccolo Principe, e alcuni li ho anche messi in vetrina, ve li faccio vedere. Non si vede benissimo, comunque questo è un castello e poi abbiamo anche la natività. Il primo libro che mi hanno inviato è Harry Potter, la magia del film, edizione deluxe, anche perché ovviamente essendo uscito Animali Fantastici adesso si rispolvera un po' tutta la saga di Harry Potter. Il libro è anche pieno poi di inserti a parte, ecco, che rendono il tutto un pochino ancora più bello. Il mio preferito è, adesso ve lo trovo, lo faccio vedere, sicuramente questo, ovvero la lettera, che però non posso aprire, la lettera che da Hogwarts arriva per dirci che siamo dei maghi e che dobbiamo cominciare a frequentare le lezioni. E vi annuncio da subito che c'è anche la mappa del malandrino. Sì, c'è la mappa del malandrino, ragazzi, perché ancora non siete in libreria a comprare questo libro?
Il secondo libro è La valigia di Newt Scamander, esplora i segreti del film, animali fantastici e dove trovarli. Ok, apriamolo, c'è la calamita da questo lato. Praticamente nel libro, questo libro non è soltanto insomma, informazioni sul film e sulla storia, ma ci sono anche degli inserti un po' particolari, ve ne faccio vedere alcuni. Abbiamo per esempio la identification card, ecco qua, per esempio, che è insomma un inserto attaccato al libro, oppure il volantino del personaggio, insomma, che vuole essere eletto senatore, oppure vediamo. Vediamo come riesco ad aprirlo. Ecco la contravvenzione, il volantino del gruppo che voleva condannare, insomma, le streghe. Insomma, veramente è pieno di questi piccoli inserti che rendono il tutto ancora più magico. Ok, spero siate riusciti a vedere abbastanza bene quello che volevo mostrarvi. Comunque sono libri fantastici, sono veramente felice di averli e spero di venderli, anche se hanno, devo dire, dei prezzi abbastanza assurdi, però per Natale si spende anche un pochino di più. E niente, io torno a lavorare, noi ci vediamo più tardi, a dopo! Scrittore tradotto e diffuso in tutto il mondo e in possesso della magia unica di trasportare nel tempo i suoi lettori e far vivere loro grandi emozioni, come in questo suo ultimo lavoro che è Teutoburgo. Accompagnato da Luca Caneschi, signore e signori, professor Valerio Massimo Manfredi. Di qua vicino a noi, prego. Certo, lo appoggi lì pure dietro. Buonasera, buonasera professore, buonasera, buonasera, grazie. È un piacere nostro. Buonasera. Allora, siamo stati alla presentazione di Teutoburgo di Valerio Massimo Manfredi ed è stato un incontro bellissimo. Io adoro partecipare a questo genere di incontri. Oggi pomeriggio siamo andati, è stato molto molto interessante. Lui sembrava praticamente di ascoltare un professore all'università, però uno di quei professori bravi che sanno tenere viva l'attenzione sull'argomento di cui parlano e che soprattutto si vede che amano ciò di cui stanno parlando. Quindi è stato molto interessante perché ha parlato anche di come cosa vuol dire scrivere un romanzo, cosa vuol dire scrivere un romanzo storico, di come vive lui il rapporto con i suoi libri, ha spiegato che cosa intende lui per storia e insomma, è risultato veramente, veramente interessante, anche se ovviamente, come tutti gli scrittori che ho visto, quando viene fatta una domanda poi si dilungano a parlarne per 6 ore, però veramente un grande amante della storia, un grande amante dell'arte, un grande amante anche del romanzo, della scrittura, una persona modesta ma allo stesso tempo capace di riconoscere anche le sue abilità, le sue bravure, ecco. Quindi è stato veramente molto bello e poi alla fine chiaramente, oltretutto io ho dovuto comprare il libro perché l'avevo in negozio, l'ho venduto, quindi l'ho dovuto comprare, ho speso 20 euro e ho detto ora lo devo far autografare perché insomma almeno avrò un motivo ancora più valido per tenere questo libro e me lo sono fatto autografare perché appunto lui alla fine si è messo, ecco, in una postazione a autografare tutti i libri. Io sono andata a corsa per non perdere tempo, anche perché c'era veramente tanta gente. E niente, è stato bello, emozionante. Io sono sempre contenta. Eccoli, ho anche quello della Mazzantini autografato da lei. Insomma, li tengo veramente con grande cura questi libri, perché non so quando mi ricapiterà. E niente, poi stasera siamo andati a cena fuori per un compleanno. Adesso è tardi, domattina mi devo alzare presto perché abbiamo lo spettacolo domani pomeriggio.
Allora, prima di tutto vi dico che il vlog di questa settimana termina qui e quindi lo spettacolo di domani lo vedrete la prossima domenica quando vedrete il vlog di tutta la prossima settimana. Io sarò Rafiki, la scimmia del Re Leone e niente, spero di dare veramente il meglio di me. E io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate e noi, come ho detto, insomma, ci vediamo presto. Buonanotte.